Lo stop imposto al turismo dalla pandemia da coronavirus ha colpito duramente i tour operator dell'incoming, ovvero quel settore rivolto ai turisti stranieri che hanno bisogno di servizi come il trasporto, i ristoranti, gli alberghi e guide nelle zone da visitare. A fronte di questo, nei giorni scorsi è nata una nuova associazione dal nome Inside Marche, che ha come compito di riunire tutti i più importanti tour operator dell'incoming della regione Marche. A spiegarci nel dettaglio la situazione e dell'associazione è il neo presidente Federico Scaramucci. Nelle Marche abbiamo circa una cinquantina di tour operator dell'incoming, noi siamo quasi una trentina, perciò rappresentiamo in qualche modo tutto questo gruppo di operatori. Il nostro impegno in questi mesi di grande crisi, diciamo dovuti alla pandemia, è stato quello di cercare di far comprendere il nostro lavoro, il nostro operato e quanto impegno c'è nel fare accoglienza e di portare turisti nella regione Marche. E da oggi in poi il nuovo gruppo appunto che si è costituito cercherà proprio di fare quello, cioè di relazionarsi con le istituzioni locali, regionali e nazionali, quindi della regione, della prossima legislatura regionale, ai prossimi naturalmente anche le istituzioni nazionali, quindi il Ministero dei Beni Culturali e anche l'ENIT. Proprio questa mattina infatti ci siamo incontrati con il direttore generale Bastianelli per appunto confrontarci sulle azioni di promozione dell'Italia all'estero nel prossimo anno. Purtroppo la pandemia ha portato un 90% circa di perdita di tutti i fatturati da parte delle nostre aziende e noi abbiamo in qualche modo cercato di rappresentare la categoria spingendo per poter ottenere dei contributi a fondo perduto dalla regione e dallo Stato e anche per cercare di avere delle attività, delle azioni insomma di accoglienza, dei supporti per le azioni di promo commercializzazione quest'anno in Italia e in prospettiva anche all'estero. Il nostro è un comparto che in Italia rappresenta circa il 13% del PIL e nella regione Marche è un comparto molto importante perché non solo c'è un giro d'affari di circa 20 milioni di euro e quasi 500-600 mila presenze sul totale di quelle che arrivano nelle Marche, ma anche tutto l'indotto indiretto dai ristoranti, alle guide turistiche, i noleggiatori, chi fa transfer, chi si occupa appunto ovviamente le strutture recettive, quindi albergatori, extra alberghiero. Quindi cercheremo in questo nostro lavoro da qui in avanti di lavorare in sinergia tra di noi e cercando anche di portare delle proposte sul piano di promozione turistica, sulle azioni di promozione che la regione fa su questo settore, che probabilmente sarà il settore che ci può consentire la ripartenza dopo questa grave crisi sanitaria ed economica.